Per quello che so, tutte le persone che hanno visualizzato le immagini che a me stessa sono state sottoposte escludono tassativamente che il decesso possa essere avvenuto nella notte precedente l'avvenimento. In particolare per quanto riguarda le immagini legate agli aspetti entomologici relativi a questo caso, sono immagini d'epoca, senz'altro non hanno buona qualità. Una di queste, la più significativa, la vediamo a monitor e rappresenta una popolazione di itteri cadaverici, dei quali assolutamente non è possibile definire con esattezza né la specie, tantomeno lo stadio di sviluppo. Tuttavia, si può senz'altro vedere che c'è una certa discrepanza di dimensioni tra alcuni elementi più grandi, questi, e una gran parte della popolazione invece che è di dimensione piccolo-media. Questo tipo di situazione è riscontrata anche sui resti cadaverici del ragazzo. I resti cadaverici del ragazzo che presentano sia gran masse di ovature, sia popolazione larvale molto simile a quelle ritrovate sulla donna. Questa tipologia di crescita è impossibile che si sia verificata nel giro di meno di 24 ore alle temperature del luogo, ai tempi dei fatti, che erano mediamente, come si legge, 23 gradi. In ogni caso non c'è nessuna specie che in meno di 24 ore riesce a raggiungere quel grado maturativo, perché 24 ore sono le ore appena appena sufficienti per portare le uova a schiusa. Tuttavia, stabilito che entomologicamente parlando, il decesso non è credibile essersi verificato in quella notte precedente l'avvenimento, resta la grande curiosità di sapere quali potevano essere i ditteri che ai tempi avevano colonizzato i corpi di questi giovani ed eventualmente cercare di capire che tempi avrebbero impiegato a condizioni termiche similari a quelle del momento. E pertanto si è pensato di fare una sperimentazione, cioè porre delle esche negli stessi luoghi di allora e valutare il tipo di fauna che avrebbe colonizzato questo tipo di esche. L'idea è supportata dal fatto che l'ambiente praticamente non si è modificato nel tempo. Ecco, questa immagine rappresenta l'area vista dall'alto, essenzialmente è un'area boschiva. La freccia indica la piazzola degli Scopeti. Questa è un'immagine d'epoca dove è possibile apprezzare alcune essenze, essenzialmente conifere. La freccia indica il luogo di posizionamento della tenda. Ecco, un'immagine di distanza ravvicinata della tenda. E questa è la stessa piazzola oggi. Le essenze non sono cambiate, addirittura questo albero qui secco è lo stesso che si vede nell'immagine di allora. Se non è cambiata la vegetazione, non è cambiata neanche l'entomofauna e su questa base si può pensare verosimile impiantare un esperimento ai fini già detti. Le gabbie contenevano delle vaschette che a loro volta contenevano della carne perché questi ditteri depongono le uova appunto su materiale di composizione di origine animale ed erano state posizionate dove le frecce indicano, cioè una all'ombra nel luogo di posizionamento della tenda e l'altra a pochissima distanza invece in una zona assolata. Sono state posizionate il venerdì e il sabato sera, quindi a distanza di 24 ore l'una dall'altra, e raccolte poi la domenica mattina. Bene, la domenica mattina la trappola, l'esca depositata nella giornata precedente del sabato evidenziava la sola presenza di uova, mentre quella posizionata il venerdì sera dava una popolazione mista, apparentemente per dimensioni e quindi probabilmente per specie, estremamente simile a quella che si vede qui in fotografia. Ovviamente queste
questi esemplari sono stati portati a maturazione in modo tale da poter dar loro un nome e un cognome, poterli determinare, e le specie che sono state evidenziate sono le tipiche specie estive, ubiquitarie, quindi presenti anche in quel posto, essenzialmente Luscidia selicata. Allora, Luscidia selicata impiega a 23 gradi centigradi una media di 50-60 ore per raggiungere la dimensione evidenziabile nelle immagini dell'epoca. Erano presenti anche degli altri elementi riconducibili al genere sarcofaga, una specie, un genere che non depone generalmente uova ma soltanto larve al primo stadio di maturazione. E è facilmente pensabile, date le dimensioni e la sproporzione dimensionale tra quelle larve grandi, mature apparentemente, e le altre che costituivano la gran parte della popolazione, che quelle più grandi fossero appunto appartenenti al genere sarcofaga. Tornando agli sviluppi di Luscidia, 50-60 ore a quelle temperature significa appunto che otteniamo la conferma dell'impossibilità di quella specie essere stata depositata la notte precedente il rinvenimento. Trasferendo su un asse temporale quanto è accaduto e la sintesi della nostra sperimentazione, ci rendiamo conto che questi quadri, ovvero i califoridi, che poi abbiamo scoperto essere Luscidia selicata, cresciuti fino al secondo stadio maturativo, cioè gli stessi che erano presenti sul corpo della vittima, avevano a temperature estremamente simili, peraltro sperimentazione fatta per caso negli stessi identici giorni, nello stesso periodo, la prima settimana del mese di settembre, avevano avuto necessità per raggiungere questo stadio maturativo di 3 giorni. Questo porta a spostare la prima opposizione possibile nella giornata del sabato. E non esclude quindi la possibilità che l'evento delittuoso sia caduto proprio nella notte tra il venerdì e il sabato. Questo è quanto ci suggerisce l'entomologia.